Nome: Luna. Alberto. Data di nascita: 1 gennaio 1995. 18 gennaio 1988. Segno zodiacale: Capricorno. Capricorno. Colore preferito: direi un azzurro chiaro, pastello. Non lo so, sì. Azzurro normale. Davvero? Sì. Che carino, il vostro colore preferito. Il vostro libro preferito: 1984 di Orwell. Però anche l'importanza di chiamarsi Hermes di Oscar Wilde. Sì. Non ci ho mai pensato, però ti dico Lolita di Nabokov, che è una lettura recente. Da quanto tempo vi conoscete? Io lo so. Rispondi te, bravo. Allora, di persona dal 2017, prima ci seguivamo sui social e ci siamo conosciuti dal vivo a Milano nel 2017 per girare il video I metri della Bella e la Bestia. Esatto. E alla fine di quello stesso anno abbiamo iniziato a fare anche spettacoli live. Che carino che ti ricordi tutto. Secondo voi qual è il personaggio più romantico della Disney? Direi Rey della Principessa Ranocchio. Aladdin. Farete mai una bella cover a tema Hamilton? Beh, io sicuro la faccio! Lui non so se la vorrà fare. È il suo musical preferito, io l'ho visto una volta sola per ora, l'ho molto apprezzato, quindi magari è una bella cover di... come si chiama? King George. King George. Ah, sì! Jonathan Groff. Qual è il vostro percorso di studi? Avete fatto altri lavori oltre a YouTube? Quello classico, nel senso, ho fatto un liceo linguistico e poi ho fatto un po' di tempo, generico, l'università di lingue e letterature straniere, mentre il percorso artistico, se è questo che vogliamo, è, io studio canto da sempre, studio danza da quando avevo pochi anni e ho fatto un'accademia di musical a Milano. Allora, studi alle superiori, liceo scientifico con indirizzo bilinguismo e parallelamente in quegli anni ho iniziato a fare teatro, sia di prosa che di musical, e a studiare molto anche da autodidatta, recitazione e dizione. Dopodiché, finito il liceo, 19-20 anni, mi sono trasferito a Roma, dove ho iniziato a seguire corsi e stage sia di recitazione che proprio più nello specifico di doppiaggio. Ho iniziato la gavetta e poi YouTube è arrivato a un certo punto per caso dopo questo percorso. E per quanto riguarda la cosa del lavoro, assolutamente, cioè YouTube non è assolutamente il lavoro principale. Io come lavoro principale faccio la performer. Beh sì, neanche per me YouTube è un lavoro perché non ci guadagno niente sinceramente, quindi faccio doppiaggio a Roma, spigheraggi vari a casa, faccio spettacoli in giro dove mi chiamano, quindi doppiatore, performer, queste cose qui. Chi mangia di più? Mi sa lei. Io non sono un golosone, mi mantengo. Lei. Senza ombra di dubbio, cioè non c'è neanche da dire questo. Qual è la morte Disney secondo voi più traumatica? Impossibile non citare l'infanzia, perché per forza, la mamma di Bambi anche è un classico. Io direi la mamma di Coda. Mufasa, io mi ricordo che già prima di andare al cinema a vederlo io sapevo che sarebbe morto perché girava questa voce, quindi non è stato uno shock, e per quanto sia ovviamente emotivamente forte la scena, la mamma di Bambi dispiace, e per il resto sì, la mamma di Coda, la morte in sé, ma soprattutto quando viene rivelata a Coda. Soprattutto poi quale cattivo Disney vi rappresenta di più? Beh, sarebbe un po' grave, diciamo, che un cattivo Disney ci rappresentasse, però io adoravo Capitano Uncino, mi travestivo da Capitano Uncino, anche da Principe Giovanni. Mi mettevo lì col pigiama, con i sacchettini di soldi, e io chiedevo di rubarmi gli ai parenti. Isma. Qual è stato il personaggio che vi ha divertito di più doppiare? Io non ho copiato niente per ora, quindi direi a livello di video Scar e le muse. A livello di doppiaggio professionale, un personaggio che si ricorda.
ricordami un po' chi di Diario di una nerd superstar, che si chiama La Clark. Io me lo ricordo! Bene, da interpretare, barra imitare, sono tanti, se dobbiamo dire qualcuno di Disney, Anacleto che se la gioca con Tigro, e scatto. Quale personaggio Disney mi sarebbe piaciuto doppiare? Tiana, senza ombra di dubbio, e probabilmente Pocahontas. A questo punto uno punta in alto, anche se ovviamente non sarei stato in grado, però per sbizzarrirmi Jenny Viardi. Quale personaggio di una serie TV vi sarebbe piaciuto doppiare? Daenerys. Credo Daenerys. Dico Litto di Shameless. Quali sono i vostri doppiatori e attori preferiti? Doppiatore Alberto Bagnolo. Ma scusa. Alberto, veramente, Pietro Baldi e Pannofino come doppiatori. Attore direi Christoph Waltz, è il mio attore preferito in assoluto, Cumberbatch, beh, anche attrici Maggie Smith. Allora, doppiatori, Tony McCall su tutti, Roberto Pedicini, Mino Caprio, andando indietro nel tempo Carlo Romano, Stefano Sibaldi, vabbè, basta. E donne Maria Pia Di Meo, Mitilla D'Amico, Valentina Mari, e vabbè, sono tante, quindi cito solo queste. Poi attori, ovviamente Jim Carrey, Robin Williams, Christoph Waltz, ce lo metto anch'io, e Meryl Streep, Liv Tyler, Rachel McAdams. Che consiglio dareste a un artista emergente? Io posso dare due consigli che mi sento di dare dal cuore. Allora, il primo, il più importante, è studiare tantissimo, perché molti pensano che non sia necessario per fare questo lavoro, invece è fondamentale. E altra cosa, cercare di essere il più originale possibile, perché è difficile, lo so, però portate sempre voi stessi qualcosa di nuovo. Sono d'accordo, personalità, metterci sempre del proprio vissuto, qualunque cosa si faccia, e oltre allo studio, tanto allenamento, guardarsi anche da fuori, da come se foste spettatori, sdoppiarvi ed essere, fare quello che voi vorreste vedere. Siate critici con voi stessi. Esatto, bravo, bravo Alberto! Ne sai un sacco, ne sai. La vecchiaia. Questo. Qual è il vostro cantante o gruppo preferito? Ho troppi cantanti e gruppi preferiti, ma facciamo che gruppo preferito Young the Giant, cantante preferito Paolo Nutini. Allora, di attuali italiani, ovviamente il mio cuore è per Cesare Cremonini, e poi ci metto sempre gli italiani, magari altri autori come De Gregori, Dalla, Battisti, eccetera. E internazionali, beh, sono molto legato al punk rock di fine anni 90, primi 2000, quindi Blink, Green Day, Offspring, Sum 41 e anche Avril Lavigne. Tornando agli inizi della vostra carriera, rifareste tutto? Non ci abbiamo 90 anni, siamo agli inizi. Tornando agli inizi della mia carriera, io non capirei un po' di cose. Perché anche le esperienze negative sono importanti. Crea la persona che sei in questo momento. Quindi mai, mai negare ciò che si è fatto in passato. Proprio così. Un aneddoto divertente che vi è successo durante gli spettacoli. Alberto l'altro giorno è venuto a lavorarci in scena. È stato un momento molto divertente perché ci ha aspettato un po' e... Però per fortuna è uscita l'acqua, pazzesco. Facevamo comunque dovevo sedermi per fare così per una bella signorina e ho portato le tenuta. Cosa avete imparato l'uno dall'altro? Credere sempre in me stessa. Non mollare mai. Io da Alberto ho imparato a cercare di essere un po' più rilassata su certe cose, sia in scena che qui che fuori dalla scena. Infatti in scena, di tranquillizzare la gente. No, non ho detto di tranquillizzare, non mi tranquillizzi per niente, però ho detto che il tuo approccio alla vita e agli spettacoli e tutto quanto è molto rilassato, ed è una cosa che io non ho, perché io ho l'opposto, e quindi mi ha insegnato un pochino a cercare di vivere il momento e poi
E lui spesso mi dice prima di salire sul palco, quando magari mi vedo un po' agitata, perché magari è il primo spettacolo che facciamo, è un evento importante, lui spesso mi dice: pensa che questo momento è già passato, cioè pensa che è dopo lo spettacolo, e mi aiuta questa cosa. Sì. Molto. E quindi ci si sdoppia e lo vedi... E lo vedo alla fine dove è andato tutto bene. Sì. Quindi, ecco. Io invece ho imparato da lei ad avere un po' più di ansia prima di entrare. essendo lei nasce cantante, quindi tecnicamente sicuramente mi aiuta, e quindi imparato magari a tenere meglio il tempo, a cercare di essere più preciso, certe note, le armonizzazioni, poi uno sempre riesce, però è molto bravo. Invece personalmente non ti ho insegnato niente, grazie mille per questa cosa, me la segnerò e andremo avanti con la nostra vita. Come si è creata l'affinità tra voi due come artisti? Avete iniziato a lavorare insieme con facilità? Sì! Sì! No! Sì, sì, siete tranquilli sin da subito. E poi il rapporto è diventato ovviamente più facile, più giocoso, ci prendiamo molto in giro. Sì, ci vogliamo molto bene, siamo molto amici. Sì. Cosa vi aspettate dalla reaction di Mulan? Niente, no, no, allora in realtà le cose che ho visto, trailer, robe, non mi dispiacciono, sono curiosa di vedere, però il fatto che non ci sia una canzone, che non ci sia un Mushu, non mi piace particolarmente, ma vedremo. Essendo un live action, insomma, visto l'andazzo, non ho grandi aspettative, però essendo che questo non è un live action di un classico Disney a cui sono affezionato, che non è di sicuro tra i miei preferiti, potrebbe quasi questo essere meglio del classico d'animazione, secondo me, quindi questo un po' mi dà fiducia. Ci parlate di voi da bambini? Io ero una bambina molto simpatica ed ero una bambina estremamente estroversa, cioè fuori da ogni logica, non sono più così adesso, cioè sì, un po' sì, però meno. Nel senso che veramente, cioè, io andavo in giro per strada, salutavo tutti e parlavo con le persone sull'autobus. E mi piaceva molto cantare e ballare sin da quando ero piccola. Ci sono video di me che canto sigle dei cartoni e cose del genere. Io non so dire se ero cioè una parte di me era introversa, però quando, cioè, non avevo problemi ad esibirmi tra virgolette per i parenti, quando arrivavano a casa mi travestivo dei personaggi dei cartoni, oppure da Mrs. Doubtfire. Però è una cosa che facevo non solo per intrattenere gli altri, perché lo facevo anche molto nel mio privato, essendo figlio unico passavo anche molto tempo da solo, e mi piaceva creare storie con i miei pupazzi, trascrivermi i dialoghi dei film e recitarmeli in camera mia, e quindi è così che, insomma, ho avuto modo di sviluppare tutte le mie passioni. Prolisso, parte 2. Vi piace l'opera? Molto. Sì, boh, non l'ho mai vista dal vivo l'opera, quindi non è che dici molto, perché l'ho vista. Okay. Farete altri duetti insieme sempre a tema Disney? Certo, per forza, sono già in programma. In quale personaggio Disney vi rispecchiate? Sempre su Tiana, la risposta tigro. Siete mai stati in Sardegna? Io sinceramente no. Io sì, nel 2006, gita del liceo, quarta liceo, siamo stati a Budoni, Orgoso, Calaluna, la Maddalena, Porto Cero, basta. Rolisso! Tre. Cibo preferito? Questa domanda è difficile. Difficile perché non si capisce mai se si intende piatto preferito o cibo in forma di cibo. Alimento preferito? Le patate. In tutte le salse, forme e modi di cottura. Però c'è gente che non piacciono le patate. E tu pazzi? Da rispondere tu! E io i biscotti. E piatto con le lasagne vegetariane, però. E allora io piatto, dico, la pizza margherita, ma non è questo. Cioè, ce ne sono troppi. Il pollo di carne mi piace. La pizza. C'è un film Disney del quale vorreste essere i protagonisti? Beh, se è come live action, tipo il prossimo protagonista live action, mi sembra tanto fare Pocahontas. Molto. Capitano Gino. Vi è mai capitato di sentirvi come dentro la scena di un film Disney
cantavate una loro canzone? Sì, il potere della musica e dell'esprimersi tramite questa cosa è esattamente questo, cioè riuscire a sentirsi parte di quello che stai facendo. Sì, è quello che cerco di fare ogni volta, un lavoro di immaginazione che ti trasporta in quel mondo. Esatto. Canzone Disney preferita e perché? Io metto al primo posto Insieme, Il cerchio della vita e I colori del vento, perché sono entrambe canzoni che amo profondamente dal punto di vista del significato e sono le mie preferite da cantare live. Non ne ho una, sono troppe, però trovo bellissimo e geniale quello di Musical all'inizio della Bella e la Bestia, con Jura, che il titolo sarebbe Il racconto di Belle, come sono tutti personaggi. E poi, sempre a livello di divertimento e genialità, Ho un sogno anch'io e Get a Dream di Rapunzel. Avete mai pensato a un futuro che non comprenda canto o recitazione? No. No, sono passioni talmente viscerali, ancestrali, che anche se comunque non dovesse andare bene, penso che farei comunque qualcosa inerente, come insegnare, come già in parte esatto. Faccio. Qual è il vostro sogno nel cassetto? Doppiare un personaggio di Disney. Anch'io, doppiare un personaggio in un nuovo film d'animazione Disney o Pixar, o magari anche raccogliere l'eredità di qualche personaggio storico, tipo Pippo, Tigro, sarebbe... Avete animali domestici? No, avevo un cane che purtroppo non c'è più. Io sì, ho due gatte. 7 e 5 anni, Jasmine e Lily. Farete altri quiz sulla Disney? Probabile. Dai, sì. Sì, dai. Io i quiz li faccio tutti i giorni alle persone che mi circondano. Tutti i giorni, tutti. Cito e dico: giorni. Che cos'è? È un inferno sulla Terra. Farete mai un incontro in giro per l'Italia? Le esibizioni che facciamo in giro per l'Italia sono i nostri incontri, quindi se volete venite già a sentire. Sì, perché dopo gli spettacoli ci si vede, ci si conosce, ci si fa foto e ci si diverte. Città preferita? Londra. Però non è che ne ho viste così tante da poter... Londra. Londra, ci sono stato solo una volta 4 anni fa e mamma mia, è stata una grande emozione, ho visto tante cose che... Però devo dire che la mia città natale mi piace molto. Vabbè, ciao Pesaro. Anche a me Milano. Ciao Milano. Il viaggio dei vostri sogni? Ne ho un po'. Vorrei farmi un giro dell'America, sinceramente, coast to coast. Vorrei andare in Messico, parecchio. Sogno la mia vita andare in Giappone e anche in Nuova Zelanda. Io ho Stati Uniti perché non ci sono mai stato. Stati Uniti, ma Canada, sicuro. Ma anche in Texas, quelle cose. Oh my God. New York, California. E poi vuoi l'Irlanda? Io ci sono stata in Irlanda. Io no. A Dublino. Ok. Siete riusciti ad andare al cinema a vedere Onward? Se sì, vi è piaciuto? Ce l'abbiamo fatta, in realtà proprio ieri sera, incredibile. Sì. E ci è piaciuto? Sì, molto. Sì, secondo me, secondo noi. Entrambi. Non è a livello dei migliori film. Ci sono delle bellissime tematiche, una bellissima morale, un bel messaggio, sì. Però per i presupposti che appunto che ci sono poteva essere anche qualcosina di più. Sì, dai. Film preferito dello studio Ghibli? Questa è una bella domanda, è molto difficile. Non lo so, direi La città incantata, perché è il primo che ho visto, proprio mi è rimasto in più di tutti nel cuore. Porco Rosso. Sarebbe qualcosa e vabbè, i pianti che io mi faccio con quando c'era Marnie, non li faccio con nessun film esistente sulla faccia della terra, quindi anche quando c'era Marnie, si alza il vento, tutti sono tutti meravigliosi. Bello, bello. Allora, io mi sono appassionato solo di recente. Grazie a me. Anche grazie a lei, che degli studio Ghibli, perché magari non ero troppo appassionato in generale di animazione giapponese, però comunque Miyazaki rispetto, mi stanno piacendo molto e per ora quello che mi ha colpito di più è stato Il castello errante di Howl. Qual è la vostra cotta Disney? Poi io ho un problema con gli animali della Disney, lo dico sempre, perché ci sono certi animali che sono meravigliosi, tipo Kovu.
Zootropolis. A livello umano, invece, rimaniamo con gli umani. Aladdin. Ariel. Ma anche Jasmine, non so perché. Quando vista di rosso, con Jafar, è una buona. Ecco. State insieme o c'è mai stato qualcosa tra voi due? C'è qualcosa di grande tra di noi? Questo è il momento, questa è la risposta che tutti stanno aspettando e che tutti vogliono. E la risposta è, diciamo, non so che, 1, 2, 3, no! Lui sta con una ragazza, io sto con un ragazzo, quindi è... non si può fare. Ma siamo molto amici, ci vediamo molto bene. Molto bene, non prendermi in giro. No. Ah, ecco. In che regione vivete? Lombardia. Marche e Lazio. Sono un tuo grande fan, Luna. Grazie. Ma anche dei Backdoor Broadway. Mi chiedevo innanzitutto se ti piacerebbe fare una collaborazione con loro. Certo! Sì, ci abbiamo già pensato, dobbiamo solo trovare il medley, la canzone e organizzare la logistica, ma si fa. Yes! Verrete mai a Roma a fare qualche spettacolo? Spero proprio di sì. Io non Ok. Avete altre passioni di cui non parlate mai sui social? Il cibo, l'ho già detto, e montare video. Beh, poi il resto, danza, canto, recitazione, no, cioè, ne parlo sui social, direi. Il rapporto con la natura, andare nei boschi, fare il bagno al mare, nuotare. Sdraiarmi su un prato e guardare il cielo. Andare in barca. Mi piace molto andare in barca. Non ci vado mai, perché non vado mai in barca. Quali serie TV vi hanno fatto compagnia durante la quarantena? Hollywood. Anche a me. Sto finendo questo. Hollywood, Better Call Saul, l'ultima stagione. The Politician. Sì, direi queste principalmente. Ah, The Mandalorian. Hollywood. Afterlife di Ricky Gervais e High School Musical, The Musical, The Series. E basta, sono finite le domande, quindi noi vi salutiamo, giusto Alberto? In realtà siamo stati vicini tutto questo tempo, lo so che... Vi diamo appuntamento il 6 settembre al Parco Giardino Sicurtà. Per il magico mondo del cosplay, un evento... Incredibile, evento. È un posto bellissimo, quindi venite per fare vostre esibizioni tutto a tema Disney. Sì, tutto lo show completo finalmente. Esatto. Alle ore 15, palco animazione. Con un sacco di canzoni nuove. Sì, con gli amici di Team Comics, quindi andate a trovarci. Sta a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Venite! Quindi noi vi salutiamo, mandiamo un bacio e ci vediamo presto su YouTube con tante cover anche di noi due insieme. Decisamente. Basta, vi mandiamo un grosso bacio. Grazie mille a tutti per essere stati qui con noi. Tanti saluti! Per il secondo bambino, Mettiamoci a questo punto.